qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Tutto bene? Vuoi fermarti? No, devo tornare, subito. Oh oh, cavolo. John? Certo, come ho fatto a dimenticarmene? Ti spiace renderci partecipi? Rodrigo Borgia viene eletto papa nel 1492. Significa che il più acerrimo nemico di Ezio ora è anche l'uomo più potente d'Italia. Ho sempre voluto vedere il Vaticano. Beh, allora ti va di lusso, Desmond, perché è esattamente lì che stai andando. Affascinante, davvero affascinante. Che cos'è, Leonardo? Che cosa fa? Non potrei spiegartelo più di quanto possa dirti perché la Terra gira attorno al Sole. Intendi il Sole intorno alla Terra? È fatto con materiali che non dovrebbero esistere. E tuttavia, si tratta di un manufatto molto antico. Il codice ne parla come di un frutto dell'Eden. Lo spagnolo l'ha chiamato la mela. Come la mela di Eva, quella della conoscenza proibita. Stai forse dicendo che questa... Non deve mai cadere nelle mani sbagliate. Le menti stabili ne sarebbero soggiogate. Sicuro, e lo spagnolo non si placherà pur di rimpossessarsene. Ezio, devi proteggerla con tutte le tecniche che ti abbiamo insegnato. Portala a Forlì. La città è protetta da mura e da cannoni ed è retta da una nostra alleata. E di chi si tratta? Si chiama Caterina Sforza. Ma guarda, la cosa si preannuncia divertente. Grazie di tutto, mio vecchio amico. Leonardo, Ezio mi dice che viaggiate di frequente. Venite a trovarmi in villa, se vi manca la Toscana. Bene, bene. Guarda un po' chi c'è. Madonna. Che fossi speciale l'ho pensato appena t'ho veduto. Ma proprio un assassino. Passeggiamo, caro. Ti piacerà questa città. Da più di 100 anni i nostri cannoni la rendono imprendibile. Il manufatto sarà al sicuro qui. Perdona, non ho mai sentito di una donna che governasse da sola una città. Fa un certo effetto. Beh, naturalmente prima c'era mio marito. Ma è morto. Oh, mi dispiace. L'ho fatto uccidere. Oh. Abbiamo scoperto che Girolamo Riario lavorava per i Templari. Stava stilando una mappa con la posizione delle pagine del codice rimaste. Comunque non mi è mai andato a genio quello. Un pessimo padre, una noia a letto, insomma, un fastidio continuo. Un'orda di giganti. Oh, di qualunque cosa si tratti, voglio starne fuori. Ti prego, tutti pazzi. Oh no. Meglio tornare a casa. Piano. Meglio filare. Perdonami. Cosa ho fatto per meritarmi questa punizione? Meglio tornare a casa.
Aspetta. Che cosa accade? Sono arrivati quando avete lasciato le mura, mia signora. La città è sotto attacco. Cosa? Chi ci attacca? I fratelli Orsi, mia signora. Ah, sangue di Giuda! E chi sarebbero? Quelli che ho assoldato per far fuori mio marito. Opera dello spagnolo, è ovvio. Gli Orsi non vedono oltre la propria borsa. Ma come poteva sapere dove stavamo portando la mela ancora prima di noi? Non sono qui per la mela, Ezio. Stanno cercando la mappa di Riario. Al diavolo la tua mappa, Niccolò! I miei figli sono in città! Porco demonio! Laggiù, eccolo! Addosso! Con i tuoi visceri ci decoreremo la piazza! Oh! Oh. Che spasa! Offrirò un bel boccale di vino al vostro amico, se mai lo ritrovo. No, seguiamolo! Subito. Ma sono già dentro, quei bastardi traditori. C'è un altro modo per entrare? Aspetta, forse sì, c'è una galleria sotto le mura occidentali, si entra dal canale. Bene, torno subito. Ehi, voi! Sì, sto parlando con voi, branco di cani smidollati! Osate occupare la mia città, la mia casa! Credete che abbia intenzione di star qui a non far niente? E se venite lì e vi strappassi i coglioni? Poterle toccare, vero? Affondarsi dentro la palla. O sbaglio? E allora coraggio! Comportatevi da uomo! Venite, provateci! E vi faccio uscire coglioni dalle narici a furia di calci! L'urso branco di cani bastardi! Tornatevene a casa! Se non volete finire impalati sulle mura della mia cittadella! Ah, forse è per questo che non vi decidete a uscire! Prendete quel bastardo! Un bel palo di quercia su pericolo! Laggiù! Sangue di Dio! Ma dove vi hanno pescato? In un commesso di monete! Non ho mai visto in vita mia una battaglia di sovrani tanto assortita di voi! Così si servono da me! Una strana sensazione! Eccolo là! Non credetemelo uomini di quanto siete ora! Le sta scappando! Là!
lo sto perdendo! Presto!